Siete pronti per quella ricetta che unisce, che proprio crea quella la famiglia? Quindi che facciamo? Facciamo un bello spezzatino con zucca e castagne. Ma che bontà autunnale. Allora, carne, qui abbiamo un bel pezzo di piccione. Ma piccione è il taglio di carne oppure pesce viene pure chiamato. Burro, castagne quelle precotte sottovuoto che a me fanno impazzire. Poi una zucca buona, questa mantovana. E sedano, carote, vino bianco di Max Mariola, no, giusto il bicchiere è mio. Poi l'aglio, quello buono sempre, la cipolla che te lo dica a fa, poi rosmarino e salvia. Iniziamo subito a fare un buon brodo con le stesse verdure che useremo per cucinare la carne. Quindi pela patate, è il classico, costa poco ma è tanto tanto utile. Sedano, prendo le coste quelle esterne per fare il brodo. E questo non c'è bisogno di sfibrarlo, quindi taglio grossolanamente, lo stesso la carota, poi cipolla, un pezzo di cipolla mi serve anche per il brodo, ecco qua, così la peliamo, poi un pezzettino a me, eccolo qua per il brodo, e andiamo qui dentro. Quindi metto la cipolla, sedano e carote, un pezzetto di rosmarino, un po' di salvia, così lo facciamo un bel brodo aromatizzato. Poi l'olio non ci metti? Facciamo un brodo che deve uscire fuori il gusto, il sapore di queste verdure. L'olio, quello buono di Giorgio Franci, le Trebbiane, fantastico. Poi un pezzettino pure di burro. Qualcuno dirà, ma che fa il brodo così? Questo è buono veramente, ragazzi. Poi accendiamo e facciamo rosolare bene le verdure. Oggi proprio con la cucchiarella di legno, quelle di una volta, perché queste sono le ricette che fanno la famiglia, che tutti stanno aspettando su spezzatino che si cuoce. C'hanno tutti fame, mo se mangia e poi si arriva sempre tardi a mangiare. Quindi questa sono ricette che devo tenere per i giorni di festa, quindi la cucchiaia di legno ci sta benissimo. Allora adesso vado, bagno con l'acqua fredda e facciamo tutto un brodo buono, basta così. Poca acqua, così facciamo un bel brodo ricco ricco e buono saporito. Adesso la carne. Allora, qua ragazzi, queste sono opere d'arte, guardate che robetta. Grazie Mirko! Grazie veramente, che mi ha dato un bel pezzo di carne. Allora guardate, questo qua è Black Angus, è una mucca nera, però allevata in Piemonte. Guardate qui che bella carne. Vado un po', qualcosetta devo sgrassare, vedete? Allora quindi levo un po' di grassetto, poco poco, però la cosa bella è che questo taglio ha delle venature di grasso all'interno, quindi che cosa vuol dire? Che questo diventa morbido, diventa una bontà, ragazzi, diventa una bontà. Adesso ve lo faccio vedere. Tiè. Allora, incomincio a tagliare, levo un po' pure di questo tessuto connettivo, ok? Lo puliamo un pochettino senza sprecare, sto ben di Dio. Questi ritaglietti, vedete, guardate che faccio, eh? Che non si butta niente, zacchete qua dentro al brodo. Adesso tagliamo come ci piace a noi. Come ci piace a noi? Io faccio la domanda a voi. A me piace, guardate qua. Oh, oh. Qua lo merita, com'è? Un bacetto. Allora, quindi due volte alla settimana, non 5, 7, due volte alla settimana devi mangiare la carne, ma deve essere buona. Quelle due volte deve essere buona, quindi di meno ma di qualità. Guardate qua ragazzi, chi è? Mamma mia, chi è? Allora io voglio il bocconcione, quello così, grosso, che lo devo tagliare con il coltello dopo, quindi non deve essere il bocconcino di ciccia.
deve essere tagliato poi col coltello dopo, dal commensale, dai nostri ospiti, dai nostri familiari, gli amici che abbiamo invitato per la festa a casa. Guardate che roba, ragazzi, spettacolare, carne eccezionale. Allora poi andiamo, accendo un po' di burro qui, ok? Facciamo sciogliere. Qua oggi ci vuole la pentola di nonna, quella che c'è da una parte, nascosta, non tirate mai perché è difficile da pulire, perché è pesante. La pentola di ghisa, di rame, stagnato dentro, quella bella d'acciaio, pesante. Piano piano, adesso, facciamo rosolare tutti i pezzetti di carne. Io non la metto tutta, roso un po' alla volta, perché se no come il pastrocchio. Un po' alla volta, calmi. Incominciamo a girare, vedete? Si è colorito un pochino, guarda che bello, così. Guardate qua. Ah. Non ci dimentichiamo del brodo, guardate. Ho preso un po' di acqua fredda, il mestolo, vado a sgrassare, più che sgrassare vado a togliere tutto l'impurità che galleggiano, quindi vedete la schiumetta questa qui, con l'acqua fredda quando faccio così si stacca subito l'impurità dal mestolo, ecco qua. Ah. Allora verrebbe voglia già mangiarla adesso sta carne, eh? Con sto odore di burro, di olio buono, guardate che spettacolo. Nel frattempo tagliamo la cipolla, quindi la taglio in questa maniera, guarda, vi insegno questa modalità, vedete come faccio, una parte la lascio sempre tutta attaccata, poi vado così, così col dito che fa da spessore, vedete, così, così, poi con questo coltello vado qua, ma non arrivo fino in fondo, quasi, ecco qua, e vado qua, poi procedo in questa maniera. E vedete sempre le dita come stanno? Intanto tolgo la prima carne, eccola qua, e vado a rosolare l'altra parte di carne, eccolo qua. Così lavoriamo comodi, comodi, non vi preoccupate, perdete 5 minuti in più, però viene un lavoro fatto bene, così tutto è rosolato alla grande. Io non ci resisto, perché così con sta crosticina la mangio subito, via. Una bontà, oh. È buono pure così sta carne, oh. Tolgo la carne, bella rosolata, come piace a noi. Ma perché si rosola? Perché dobbiamo fare una crosticina esterna alla carne, così i succhi rimangono tutti lì dentro, lo sto a bruciare, aia aia. Pure, mi brucio pure il ritmo di musica. Vado, raccolgo tutto, i succhi della carne, deglasso il fondo con un bicchiere di vino bianco, eccolo qua, che poi ci beviamo. Vino, cucina, cibo, c'è tutto. La musica, che volete di più? Pulisco la carota che mi serve per il fondo. Taglio, la taglio più grande della cipolla, perché mi piace che rimane un pochino, no, che si vede, così. A dadoloni, così, ok? Sentono uguale, così. Tagliamo grossolano, zacchete. Vedete qui, c'è rimasto il liquido. Metto la cipolla, metto la carota, metto il sedano, il sellero, dicono a Roma. Bello, guarda che lettino che abbiamo preparato alla ciccia. Faccio appena appena un po', così, colorire un po' le verdurine, piano piano piano, così. Ci metto dentro... Sto ben di Dio, yeah. Salvia, nel terrazzetto mio, vado, così. Rosmarino, salvia, ecco qua l'aglio, intero con la camicia. Poi, in questo letto, meraviglioso, spazioso, mettiamo la nostra carne. Ecco qua, bella ciccetta, bella rizzino, e qua. Ecco qua, mamma mia, yeah. Mosi, mosi ragazzi. Ma da quant'è? Da quant'è che non va mangiate? Un bello spezzatino così. Ah, pepe. A questo punto il brodo, così. Sentite perché, come che rumore fa? Lo chiama, si sta attaccando, quindi dice, oh, aiuto, c'ho bisogno del brodo. E io glielo metto, ecco qua. Non troppo, non coprite,
È un arrosto, è un arrosto, non è un bollito. Quindi date il tempo di far assorbire il brodo, la carne. Guardate, mescolo un po', abbasso a metà, a 5 lo porto, anche a 4 della potenza. Poi metto il coperchio così, lasciando un pochino aperto. E nel frattempo che cosa faccio? Taglio la zucca. Questa è la musica giusta, eh? Dai, cucchiaio. Faccio così, levo i bruscolini, cioè i semi di zucca, eccoli qua. Così. Poi, sono diventato più ordinato. Di la verità, scrivetelo se sono diventato più ordinato. Vado con la zucca. Taglio a dadoni, così. Grossi, così, guardate. Grandi, 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 così. Vai, così. Metto dentro. Così, un po' si scioglieranno, un po' rimarranno interi. Guardate che meraviglia. Oh, con una botta di fatto. Il secondo col contorno. Poi, ma quanto sono buone le castagne queste qua. Le comprate già imbustate, cotte, precotte al vapore, bollite e spellate, e le vado a mettere qua, ecco qua. Quindi castagne si scioglieranno, daranno dolcezza a questa carne meravigliosa. Guardate qua, guardate che spettacolo. E coperchio, così, alzo a 5. Facciamo cuocere e ci vediamo fra un'oretta, un'oretta e mezza. Se c'è bisogno aggiungete un po' di brodo, mi raccomando, eh. Io nel frattempo sono andato in palestra, ho fatto la barba, ho sbarbato tutto quanto, è passato più di un'ora. Appena ho aperto la porta del portone, ho sentito sotto le scale un profumo, una meraviglia. Venite qua, guardate qua. Si è fatta tutta una cremetta con la zucca. Mamma mia che spettacolo, prendiamo un bel piatto. Porzione bella abbondante facciamo, eh? Allora, prima vediamo un po' un attimo. Ma sarà cotto? Sarà cotta la carne? Bah, non lo so, boh, forse. Vediamo un po'. Oh, ma si è rotta. Ragazzi, fantastico. Guarda, guarda qua. Guarda qua. Vieni qua. Ah, così? Così col cucchiaio. A prova di cucchiaio. Camera Ruma, guarda qua, guarda che spettacolo, via. Che bontà, che bontà. Viva la nonna, viva la mamma, viva le zie. Guardate qua che spettacolo. Che bello. Un bel piatto di carne. C'è anche il contorno qui dentro, no? Le castagne, la zucca. È spettacolare. Con poi questa musichetta. Oh! Vai. Che bontà. Guardate, castagnone, belle, così. Poi, così. Che fai? Non ce la metti una fogliolina di salvia? Cascata così. Eccola qua. Poi, allora, così. Ecco qua, perfetto. E poi adesso, con questo pezzetto, faremo un assaggio. Guardate come lo faccio l'assaggio, eh. Con la castagnetta, dove sta la cascata? Mi fanno impazzire le mie castagne. Allora, se fate questo piatto, vi potete risparmiare i soldi delle pastarelle. Non serve il dolce, perché qua c'è tutto dentro. Il dolce, il primo, il secondo, l'antipasto, tutto quanto. Mi raccomando, facciamo i piatti che ci fanno stare tutti quanti insieme. Soprattutto i giorni di festa. Un bacio e un abbraccio da casa Mariola. Mettete sto like. Ciao, un bacio. Che bontà, ragazzi. Che bontà. Tancuro e fumante. Spezzatino di manzo con zucca e castagne. Una bontà. E mi è venuto un burro morbidissimo.